So, ciao sdentatino. Ciao. Ciao sdentatino. Hai fatto sorrisino in serio di colpo? La mattina ha preso bene comunque l'arrivo di Leo. Matti, cosa cazzo fai su SpongeBob? Allora, sono in partenza per Roma. Ci vediamo questa sera a Giochi senza barriere allo Stadio dei Marmi insieme a Bebe Vio. E tra l'altro, ieri mi sono allenato, c'ho l'acido lattico alle gambe, quindi farò cagare incredibilmente. Allora, siamo appena arrivati, Efrem è scatenato. E dobbiamo capire cosa fare. Ma io devo fare anche l'halfpipe con la carrozzina, quello lì. Allora, tu puoi scegliere in Mi realtà in schianto cosa sei più. sicuro. Allora, siamo in questo magico, come si chiama? Stadio Stadio dei Marmi, si dei chiama Stadio dei Marmi. Marmi perché ci Sta sono per tutti i iniziare marmi. la gara. Io non ho visto nessuno delle altre squadre. Ci sono quello che è arrivato prima di tutti. Faccio cagare e ho appena fatto una foto con Beve dove Dai, è quello. facevo lo. Metti una gamba così a 90 gradi. Aspetta, che non riesco a piegarmi. Una gamba così a Ma io, 90 sai che mio nonno è molto più agile, c'ha il gradi. Ma ieri mi girello. sono allenato, c'ho un male da prendere. 90 gradi, Arrivo! ok. No, devi scendere qui. Sì. Vabbè. Però più piatto che qua. Vai, schiacciati bene. Vai. Com'è che devi fare? Butta fuori l'aria per me. Siamo qua con la squadra, stiamo decidendo i vari ruoli. Tu sei la mia preferita, tu cosa fai? Lei dobbiamo fargli fare qualcosa la prima gara. Allora, stiamo facendo le prove dei giochi. Tu hai capito qualcosa? Io no, francamente. Allora, il problema è che Bebe si è fatta la squadra di gente che tipo è un armadio dell'IKEA 5 ante. Esatto, Cioè, io montabili. sono una merda e nella mia squadra chi c'ho io? C'hai un ex C'ho calciatore del Demetrio, ho Milan. capito, gli voglio bene, però no, cioè, gli altri Ecco sono un po' perché più in Andrea. forma. Ah, Lui è lui, uno dei Castro piccoli. Giovanni, tu sei il più piccolo, cioè, ma scusa. Carlo, fatti vedere quanto sei piccolo rispetto a Vabbè, no, lui no, lui no, non, cioè, lui è per compensare. Madonna! Allora loro fanno finta di star male, però bevono lo spritz e quindi non no, va. Loki l'ho già preso. Loki l'ho già preso. Oh, dal vivo siete più bassi, raga. Vai, Livorno! Livorno! Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Questa scena è bellissima però, raga. Oh, noi siamo secondi, voi dove siete? Io la terza, abbondante. Se vinceremo. Ma dove siete in classifica voi? Ma adesso sto parlando dei fatti nostri. Loro non sanno neanche le regole. Siamo andati a rubare lo spritz. Senza fare le foto, così abbiamo drizzato tutti. Ho appena imparato la formazione del Milan del 91. No, bello. Di un anno che è quello di 94. 94. 94. Vi è piaciuto questo spettacolo? Tanto. Tanto. Il finale sì, dai. Siamo tutti freschi come delle rose. Ma perché? Ma poi perché con dei calzini detergenti? Cioè, un detergente dei calzini. Va. Chiama la valigia 777, Raiss. Va che roba, va che roba. Comunque, no, raga, dovete fare una taglia più piccola per me. Però le scarpe dovrebbero andarmi bene. Grazie, ragazzi. Ho capito cosa stai facendo.
Ma cos'è sta merda, raga? Ma è tristissimo. Ma cos'è? Andiamo a fare il soundcheck di Radio Italia. Domani a che ora ci esibiamo? 22. Dai. 22. 22. Sempre bello Radio Italia, Duomo. Tra l'altro una piccola sorpresa perché mi esibisco con un mio amico che non vedo da un sacco di tempo. Allora, questa sono le prove di Radio Italia. Vince il bellissimo Duomo e vince il vincente. A Radio Italia duetterò con questo mio amico. Ma qual è questo film? Se ti siamo fatto la permanente. Che hai fatto? C'hai i riccioli più ricci. Qual è il tuo shampoo, mica? Il mio shampoo? Il grasso. Comunque il concerto di Radio Italia in Duomo è sempre emozionante e lo aspetto come si aspetta il Natale. Cioè proprio sono gasatissimo, eh. Ci vediamo domani. Ciao amore, ti piace il cariano amore? Cosa ne pensi di questo? Amore? This is my look of the day. Today's plan, I spent the morning home with Leo. I'm gonna get my hair done, I'm gonna have a lunch meeting, then meetings at the office, fitting at Prada for the show, and then my family comes over for dinner. Eating healthy with my bestie. Un sorriso per favore. Un sorriso per favore. Bravo, amore. At the office. Patatone con la zia Franci. No, amore! No, amore, vieni che ti do il lattone. E Matti sempre allerta. Sushi dinner with the family. My dad is in the other room and Luke is having dinner with us. Patatoni! In questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. Ciao ragazzi, sto leggendo le vostre email come spesso faccio durante la giornata e naturalmente ne vengo molto toccata e sono molto emozionata a leggere alcuni dei vostri racconti. Vi prometto che sto veramente pensando a un modo. Dicevo che sto veramente pensando a un modo per raccontarvi la mia storia al 100%
e per farvi capire che serve tantissimo credere in voi stessi, credere nella visualizzazione e fare una lista dei vostri obiettivi, e continuare sempre a seguirla. E poi voglio veramente trovare altri modi per potervi emozionare ancora di più e per poter conoscere tantissimi di voi. Ne conosco tantissimi ogni giorno per strada, ma la mia forza numero uno siete voi, i miei follower. E la cosa più bella è vedere quanta positività c'è in voi, quanta voglia di dire cose belle invece di insultare persone, di cercare di denigrarle, ma date un messaggio positivo. In tutto questo il mio iPhone è morto, ma volevo dirvi una cosa, sono in pigiama. Credo fermamente che i social siano stati creati per questo, per dare positività e dare fiducia alle altre persone e poter farli sentire meglio. Dite sempre una cosa positiva invece di cercare di buttare odio sugli altri. Buonanotte. Taking the day off today, I trained, spending the day with Leo, and I have the Alberto Ferretti show later today. Ciao Mati! Ready to go to the Alberto Ferretti show. Here at the office with the little sister. Vieni qua, fatti vedere. My baby's gonna perform here tomorrow. Pizza babies! Ciao baby!